Questa Kodi è uno dei due programmi principali che sono inseriti dentro il box decoder. Allora, con questo programma è possibile vedere tantissime cose, vi rivoluzionerà la vita. Non è un modo di dire, veramente. Andiamo un attimino brevemente ad analizzarlo. Cos'è che possiamo vedere, ad esempio, qua tramite Kodi? Allora, andiamo dall'inizio. Guardate che belle immagini. Ad esempio, il vostro YouTube. Se l'avete configurato, basta semplicemente che ci cliccate sopra e potrete vedere i video che vi sono piaciuti. Visto il vostro canale, ad esempio video piaciuti, vediamo, diamo un'occhiata. Gli ultimi che mi sono piaciuti, che non mi ricordo sinceramente. Ecco, ad esempio l'ambasciata a Santo Domingo, alcune cose utili da fare. Come estrarre l'oro in maniera economica. Chi è che non lo vorrebbe? Mia Sandori, ovviamente, e via di ricette e via discorrendo. Poi cosa potremmo fare anche? Potremmo ad esempio vedere le immagini che ci sono dentro il nostro box, perché possiamo anche memorizzarci dentro delle immagini, oppure se abbiamo una chiavetta USB o una scheda di memoria, introdurla dentro e vederle tranquillamente sul televisore in maniera insomma decente, molto bella. Rai On Demand. Questo è un archivio pazzesco, completamente a vostra disposizione. Per i meno giovani di voi, non so, potrete vedervi di nuovo la serie Spazio 1999, tutte le puntate di tutte le stagioni di Pechino Express, qualsiasi cosa voi vogliate che sia stata trasmessa sulla Rai, potete vederla anche in diretta, tra l'altro. E anche se vi siete persi qualche spettacolo, qualche film, qualsiasi cosa, qualsiasi trasmissione dei giorni precedenti, potete farlo tranquillamente. È un archivio pazzesco, è completamente gratuito. Poi abbiamo add-on. Gli add-on cosa sono? Sono tutti quelle aggiunte che vi permettono di personalizzare il vostro Kodi, come ad esempio Rai On Demand, come altre cose, come ad esempio YouTube. Sono degli add-on che sono messi dentro Kodi, che altrimenti sarebbe inutile, o meglio, inutilizzabile, perché non conterrebbe niente, non conterrebbe niente. Andiamo oltre. Le serie TV. Qua è una cosa fantastica, perché qua avete a disposizione tutte le serie TV comparse in Italia e non solo. E tutte le stagioni. Vi do un esempio? Vediamo subito. Serie TV. Scusate, ma mi viene un po' male con questo mouse utilizzarlo. Ecco qua, serie TV. Ecco qua abbiamo. Ora, le mie serie, perché certo le ho già memorizzate, oppure ricerchiamole. Ma no, vediamo una di quelle che ho messo io. Le mie serie. Attendiamo un attimo perché l'archivio è enorme. Ne ho messe parecchie io e comunque diciamo che la ricerca, quando voi potreste fare all'inizio la ricerca globale, va su una serie di server che hanno, non so dire di quante, ma quante serie a disposizione. Ecco qua, esempio, vedete? Qui alcune che ho messo io. Ad esempio, avete mai visto Person of Interest? Bellissimo. Tantissime stagioni. Andiamo a vedere, ci clicco sopra. Qua è il server dal quale prendo. Vedete anche le immagini sono messe automaticamente da questo add-on, che è fatto apposta per le serie TV. Guardate, 5 stagioni, di cui le ultime due in inglese sottotitolate in italiano. Tra parentesi, anche molto interessante e molto utile per mantenersi allenati con l'inglese. Vedete? Posso aggiungerlo ai preferiti, la stagione 2 o meno. Quindi andiamo indietro e via discorrendo. Video. Video praticamente diciamo che contiene un sacco di add-on, tra cui anche quello delle serie TV. Ad esempio, vediamo add-on video e vedete quanti ne ha, tantissimi. Per semplificarvi alcuni, per semplificarvi la vita, alcuni ve l'ho già messi appunto qua, tipo Rai On Demand, YouTube, le serie TV, Films On Demand, ad esempio, che poi io ve li metto così come nomi per semplificare, ma avrebbero ben altri nomi. Non lo so, qua ad esempio, ecco. Ricerca globale, scegliamo un film vecchio o meno, però uno potrebbe dire, ma come si chiama quel film che era, c'era quell'attore? Vediamo un attimino.
quel film con Keanu Reeves, come si chiamava? Metto il nome dell'attore, metto fatto, lui mi dice, è questo qua? Eh sì, esattamente lui. Clicco, e lui, mentre non si dica, mi dice, mi elenca tutti i film che ha, che sono stati recitati da Keanu Reeves, e sono praticamente tutti. Vedete? Johnny Mnemonic, 47 Ronin, eccetera, 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 Matrix e tutto il resto. Molto, molto bello. Poi, ad esempio, poi potete ovviamente fare la ricerca per anno, per genere, oppure mettendo il nome proprio. E avete un archivio enorme e non vi costa niente. Sport, qua invece, ad esempio, con questo add-on potrete vedere qualsiasi, praticamente qualsiasi evento sportivo al momento, diciamo attivo al momento. Chiaro, la qualità non sarà splendida, ma spesso è veramente buona, anzi a volte è anche ottima. Andiamo a vedere, qui ci sono varie possibilità, vari server. Io scelgo questo spesso, LS Hunter TV, e una volta posso vedere il tipo di sport, oppure diciamo live, quello che c'è adesso. E lui mi dice, vabbè, quello che era prima, vediamo adesso che sono quasi le 11, ecco, vediamo un attimino se per caso riesco a vedermi Djokovic. E lui, ad esempio, mi dice, guarda, c'è questa versione qua. Non è detto che sempre funzionino, però proviamo. Proviamo sul primo. Ci dice caricamento, attendere, e niente. Proviamo l'altro. Anche questo non funziona, pazienza. Ci sono altri server, possiamo tornare indietro e vedere sugli altri, oppure semplicemente andiamo a cercare qualche cos'altro. Vediamo, ma non so che sport sia. Comunque Brunei contro Timor Est dovrebbe essere, vediamo cosa sia. No, meno male, non lo sa manco lui. Beh, diciamo che la mattina è un orario un pochettino critico, perché non ci sono molti eventi. Cosa possiamo cercare di vedere? Questi qua, WTA cinesi, che cosa saranno? Non lo sa manco lui. Beh, diciamo che adesso su questo server, su LS Hunter, non c'è però praticamente molto. O magari a quest'ora non c'è molto. Se noi magari, non so, andiamo a vedere, non so, in altri orari, magari c'è. La cosa bella di questo tipo di add-on è che voi non rischiate di prendervi nessun tipo di virus. Che se invece usereste il computer, comunque ve l'assicuro, qua ci sono gli eventi, si vedono. Poi ad esempio, ecco, state seguendo una serie, non volete andare a cercare ogni volta quella nei matti, semplicemente eccola qua, Narcos. Ho scelto quell'immagine lì, ma potete personalizzarla come caspita vi pare piace. Stagione 1, stagione 2, andiamo a vedere Narcos la stagione 2 e diamo un'occhiata all'episodio 6 a caso. Vediamo se si vede. Attendiamo. Andiamo un po' più avanti, va. Ma no. Qua ci dice che volendo possiamo. E la cosa bella è che tramite questo, diciamo, add-on, ma non solo, tramite Kodi, noi possiamo, ad esempio, c'è uno spazzamento audio, sentiamo l'audio prima di vedere le bocche che parlano, e noi possiamo. Poi musica, se avete qualcosa su chiavetta o su memoria oppure direttamente nel box. Preferiti, ecco, con preferiti qua potete mettere qualsiasi cosa voi state vedendo, vi piace, e la mettete nei preferiti, vi comparirà sempre in questa lista che, come vedete, è lunghissima. Ci ho messo ad esempio delle serie TV, The Walking Dead,
ho messo dei canali, vedete? Primo canale Telenor, due televisioni scadentissime, genovesi. Se noi vogliamo vedere, me ne mette solamente alcuni. Facciamo, clicchiamo su preferiti e vedete, lui ce le fa vedere tutte quelle che abbiamo messo. Ad esempio, ho messo appunto degli altri add-on. Disco è quello che contiene il disco, l'hard disk, scusate, il CD o il DVD che avete messo nel vostro lettore, nel caso voi utilizzaste un altro sistema. Nel vostro box non c'è lo spazio per il disco, quindi non vi comparirà. Meteo. Ad esempio potete impostare tranquillamente il meteo. In questo caso ho impostato quello, mi sembra di Yahoo, di Weather Underground, scusate. E mi dice cosa farà oggi, cosa farà domani, lunedì, eccetera, eccetera. Insomma, impostazione chiudi. Con Kodi è possibile vedere tutto questo. Chiaramente è con l'altro programma principale che avete la magia maggiore, cioè quella di potervi vedere tutti i film possibili che ci sono tipo in anteprima, in prima fila, tutti i pacchetti di Sky, di Mediaset Premium, migliaia e migliaia di film. Però anche questo non è male, vero? Tra poco vi spiegherò come si usa l'altro programma. Ok? A dopo!